Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buon venerdì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Ogni 5 anni la terra dell'Appennino trema e ogni 5 anni ci sono quartieri e paesi che crollano. Si piange senza mai degnarsi di avviare un programma di rattoppo del territorio, magari copiando Giappone e California dove terremoti di magnitudo 6 da tempo non mietono più vittime. Incombe l'ombra della mancata prevenzione e il solito mantra che accompagna ogni tragedia in Italia. Quando la smetteremo di lasciarci sorprendere dal prevedibile? Queste sono state alcune delle parole del giornalista Massimo Gramellini a proposito del terremoto che ha sconvolto il centro Italia in questi giorni. Lei le condivide? Sicuramente è un disastro che sì, lo condivido. Lei crede che ci sia poca prevenzione in Italia su queste cose? Sicuramente sì, c'è poca prevenzione. Ma io penso che siano cose giuste, però penso anche che si possa intervenire con criteri accessibili alle persone. I danni maggiori sono stati provocati da coperture in cemento armato a falde sopra strutture murarie. Se avessero lasciato tutte le orditure lignee di una volta, probabilmente i danni sarebbero stati minori. Quindi occorre una divulgazione e una presa di coscienza da parte delle persone. Cioè bisognerebbe fare in modo che la gente capisse che il cemento armato non è la panacea di tutti i mali e che come si costruiva una volta è meno pericoloso per il rischio sisma. E tant'è che mi permetto di dire, anche la Basilica d'Assisi avevano rifatto la copertura in cemento armato e questa cosa ha provocato un effetto dirompente che ha provocato il crollo della volta. Tant'è che sono dovuti tornare sui loro passi e hanno dovuto ricostruire la copertura in legno. Il legno pesa molto meno, pesa un terzo del cemento armato, quindi proprio, cioè diciamo che dal punto di vista proprio pratico, avere un terzo di peso sulla testa in meno è molto importante. Condivido, bisogna prendere il provvedimento come in Giappone, costruire le case antisisma. Quindi secondo lei è vero che c'è poca prevenzione in Italia? Niente, zero. Secondo lei gli edifici, specialmente gli edifici del centro Italia dove comunque capitano questi fenomeni naturali, dovrebbero essere modificati? È sicuro che dovrebbero essere modificati. Modificati, cioè è una parola un po' grossa, no? È assurdo. Cioè per fare questi investimenti penso che non lo fa nessuno. Sul web poi in questi giorni alcuni hanno protestato nel paragonare le estimazioni provvisorie dei terremotati a quelli degli immigrati che arrivano in Italia. Chi polemizza infatti non ritiene giusto che i terremotati vengano sistemati nelle tende e gli immigrati negli hotel. Lei cosa ne pensa? Ma è giusto che prima le italiane vengano delle straniere, perché le italiane abbiamo più diritto delle straniere, no? Secondo me sarà così. Quindi lei non condivide queste sistemazioni? No, non condivido queste sistemazioni nelle tende, continuo che devono essere straniere nelle tende, non le italiane. Questa è una cosa grossa, sì, molto molto grossa, sì. E questa è questione di business, è tutto questione di affare. Poi gli hotel sono già tutti occupati. Ma io credo che bisognerebbe tornare a un senso di comunità, bisognerebbe fare in modo che la gente fosse consapevole di vivere in una comunità e non come consumatori, e a fronte di questa cosa anche una sistemazione in tenda può avere un senso, ma bisogna divulgare un modo di costruire, un modo di riparare le nostre case diverso da quello che va per la maggiore. E anche i lavori possono essere condotti in una maniera diversa, con una collaborazione tra le persone. Non è detto che si debba pagare per avere una casa più bella, bisogna sicuramente tornare a un senso di comunità, perché io sono affascinato dai fienili degli Amish che costruiscono in una giornata con le limonate. Ecco, bisognerebbe tornare a dare valore alle persone e abbandonare i soldi, perché i soldi ci hanno portato ad essere dei consumatori. Io mi rifiuto di essere un consumatore.